siamo pronti, siamo carichi, abbiamo lavorato in questi 3 anni per un programma importante per Pisa. Pisa necessita di un vero cambiamento. Si presenta così Gabriele Amore, candidato sindaco dei 5 Stelle. Il movimento è l'ultima lista che scende in campo per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Con la discesa in campo del movimento salgono a 9 le liste che concorreranno alla poltrona di Palazzo Gambacorti il prossimo 10 giugno. È infatti partito il conto alla rovescia, tra un mese si apriranno le urne e i 5 Stelle puntano a replicare il successo ottenuto a Livorno. No, ma il ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra non ci sarà. Ci andremo noi al ballottaggio. Sappiamo quali sono i problemi dei cittadini, ce l'hanno raccontato loro. Quindi noi siamo pronti a dargli una mano. Candidatura non priva di travagli quella di Gabriele Amore, che emerge da una divisione della base in due meet-up che alla vigilia della campagna elettorale hanno ritrovato unità. L'idea forte di questo progetto è che i pisani devono ritornare ad essere i protagonisti delle scelte della città. Non è casuale il luogo scelto per la presentazione della candidatura. La stazione ferroviaria è il simbolo del problema sicurezza, tema centrale in tutti i programmi elettorali e che Amore indica come primo problema da affrontare. Il problema della sicurezza è reale e va combattuto e noi abbiamo l'intenzione di riportare in auge quello che era il vigile di quartiere. Campagna elettorale che si svolge con un occhio alle vicende romane, dove l'intesa con la Lega potrebbe comportare ricollocamenti anche a livello locale.